E eccomi qui, sono l'admin Gareth Bale della pagina Facebook Tornei Simulati in FIFA, nella quale vi metterò il link nella descrizione, e questo è il mio primo video tutorial su come modificare le immagini di calciatori, così vedete come almeno io le modifico. E è il mio primo video tutorial che va su YouTube. E oggi però non vi mostro come modificarle con GIMP, che è quello che di solito uso, ma vi faccio vedere come le modifico con Photoshop CS6, programma che ho scaricato la versione di prova e che mi scade tra 3-4 giorni. Però poi dopo creerò un altro account Adobe e mi scaricherò un'altra versione di prova però mi scaricherò anche la crack, lo craccherò, così lo avrò sempre senza, cioè senza che che scada dopo 30 giorni. Come ho fatto con Adobe Premiere Pro, che è questo qui, ed è il programma per fare dei video spettacolari. Certo, ancora non capisco come si usa, se qualcuno lo sa e me lo vuole spiegare, commenti sotto questo video, non ho ancora capito come funziona. Vabbè, torniamo a Photoshop CS6 e oggi vi faccio vedere come creare una copertina Facebook di qualsiasi giocatore. La facciamo di Cristiano Ronaldo. Poi alla fine non la salverò perché tanto faremo una copertina che io già ho fatto. Dobbiamo fare apri. Adesso aprirò un'immagine che io mi sono fatto io, uno sfondo che uso molto spesso per le copertine. E se qualcuno lo vuole, gli piace, lo vuole utilizzare per le proprie copertine, è questo qui. E me lo chiede, io gliela passo tranquillamente anche su Facebook, dove gli pare gliela posso anche passare. Allora, questo è lo sfondo nel quale noi andremo a lavorare. E intanto voglio scusarmi perché non so se nell'audio di questo video ci sarà qualche rumore di disturbo. Voglio scusarmi, spero che la mia voce si senta bene. Allora, adesso stop un attimo il video. Ok ragazzi, scusate, mi sono dovuto fermare un attimo. E nel frattempo ho fatto file, inserisci, ed ho scelto un'immagine di Cristiano Ronaldo, anche con lo sfondo va bene. Adesso, no, magari era meglio prima, così va bene. E facciamo invio e l'immagine sarà così. Adesso naturalmente vogliamo che lo sfondo di questa immagine di Cristiano Ronaldo sia lo sfondo di proprio tutto questo sfondo qua, non lo sfondo reale di questa immagine. Noi clicchiamo sopra qui senza niente, cioè clicchiamo sopra l'immagine, ci chiederà di renderizzare l'immagine. Noi facciamo ok, prendiamo qui al lato lo strumento gomma e mettiamo la durezza a 0. Prendiamo qua il primo strumento e qua ci scegliamo la dimensione che vogliamo e andiamo a cancellare. Oh porco cane, ho sbagliato. Basta fare, quando sbagliate basta fare annulla, basta fare modifica annulla gomma, o dopo anche passo indietro potete fare uguale. Sarà un lavoro molto di precisione, perché dovete essere precisi, ma io mi chiedevo che con questo metodo avrei fatto dei casini e invece immagini mi vengono bene, diciamo. Non voglio esaltarmi, però diciamo che le immagini mi vengono bene. Ce n'è una, quella che farò adesso la potete prendere perché è sulla mia pagina Facebook, del mio profilo proprio admin Gareth Bale, che anche questa metterò
nel link in descrizione. Qui sto riduco ancora di più la dimensione della gomma, perché più andiamo avanti più dobbiamo essere precisi, perché rientriamo proprio nei dettagli, nei contorni dell'immagine, quindi bisogna essere precisi. È tutto qui adesso, dovrò metterla proprio piccolissima, un po' troppo grossa. Andrò a cancellare anche un'immagine, un pezzo dell'immagine del corpo di Cristiano Ronaldo. Invece riducendo, qua vedi, posso entrare anche. Magari poi dopo cancellate anche si cancella un millimetro del corpo di Ronaldo, ma la gente neanche se ne accorge, insomma. Bisogna essere precisi. Questo è difficile, vedi, c'è lo spazio fra il dito e il resto della mano, e devo andare a cancellare quello proprio lì dentro. Magari la gente se ne accorge, però è brutto, è troppo piccola, però un pixel, la dimensione è un po' eccessivo, mi pare. Vabbè, poi questa potevo pure lasciarla, ma non se ne accorgevano nemmeno. Qui ho sbagliato. Faccio modifica, nulla gomma. È l'ombra. Ancora delle piccole imperfezioni. Per esempio, potete vedere se c'è ancora qualche imperfezione, prendete lo strumento sposta, e se lo spostate vedete anche qui, per esempio, si è spostato un pezzo di nero, e me ne sono accorto solo quando lo sono andato a spostare. Però qui ha neanche un bel effetto cancellandolo, quindi diciamo che va bene. Oh, adesso va bene. Adesso, se vogliamo fare un effetto ancora più bello, possiamo diminuire l'opacità. Come vedete, l'immagine di Cristiano Ronaldo si fonderà con un fondo. Però questa io voglio mantenere l'opacità a 100. Poi andiamo ad inserire naturalmente un'altra immagine. Penso di metterne altre due. Questa è la cartella che ho di CR7. Poi ce l'ho messo, non ricordo. Aspettate un attimo, ragazzi. Comunque è questa qua, quella che ho fatto. Ve la faccio già vedere il risultato che dovrebbe venire. Così. Adesso facciamo chiudi. Nulla. Merda. Quindi faccio tasto destro sul devo inserire. E posso fare linea livello. Ok. Allora, inserisci questa qua. Ho messo la grandezza. Va bene. Sì. Inseriamo con il tasto invio, qui possiamo anche spostarla. Ok. E facciamo con lo stesso metodo di prima. Sarà un po' palloso, ci vorrà troppo, qui dobbiamo ricliccare e renderizzare ancora una volta di nuovo. Lo so, ci vorrà un po'. L'inizio, vabbè, l'inizio c'è un attimo, insomma, un bel po' già è cancellato. E adesso però se andate sopra, quella di Ronaldo non si cancella, quindi potete stare tranquilli che se vi svegliate fate così, quella di Ronaldo non si cancella. Qui dobbiamo essere bravi.
Vedete che viene un bel... Beh, viene un effetto carino, ma non... come mi era venuto l'altra volta. Adesso io sto mettendo anche l'impegno per farlo, sono meglio che sto soltanto facendo, ma magari adesso l'altra neanche la metto, così per essere sbrigativo. Basta che capiate il metodo, che è semplice peraltro. Ci vuole solo pazienza, io di solito non ne ho di pazienza, però per studiare non ce l'avrò, ma per fare queste cose ce l'avrò, ce l'ho, anzi non ce l'avrò, ce l'ho. Per studiare proprio zero, non ce l'ho la pazienza. Ma lo sto a far video, sì. Sì. Ma temo che io non faccio, non stia facendo video. Sto parlando a bambera. Non ho il video che sto facendo. Ok. Bene o male fatto. E... di solito, per esempio il testo, mo, lo inserisco, mi trovo più me lo trovo più facile il testo facendolo con Gimp, ma adesso ve lo faccio vedere con Photoshop, essendo questo un Photoshop tutorial. E, per fare delle belle scritte si devono scaricare dei font, spero lo sappiate, altrimenti farò un video tutorial, se vi serve chiedetemelo, ve lo faccio. E, questo font si chiama Action of the Time New e l'ho scaricato da dafont.com. scrivete questo, mettete download, è abbastanza intuitiva la cosa. Scrivete CR minuscolo, non è scritto, scrivo maiuscolo CR, viene una bella scritta. Poi per esempio qua mettiamo questo, viene così, viene così. Questo sulla mia pagina di Gareth Bale ho usato questo effetto bello, ce lo lascio anche. E comunque, se avete domande potete tranquillamente chiedere. Anzi, adesso vi faccio un attimo, aspetta, vedo quanto video abbiamo registrato. Sì, io uso Adobe Catcher per registrare, ormai ve l'ho detto, lo avete visto. E sì, andiamo su dafont.com. dafont, vai. Andiamo su dafont. E qui ci sono tutte le categorie, quelle che uso io ve le faccio vedere. Adesso non mi ricordo dove ho scaricato purtroppo Action the Time Now, però se sapete il nome lo scrivete, ve lo trovo. E, per esempio Tecno Various, andate giù e ci sarà Slant, bellissimo, ce l'hanno quasi tutti, scaricatelo andando su download. Poi presto sarà abbastanza semplice, vi appaiono dei file, aprirete uno, sarà, lo intuirete quale sarà per il download, e farete installa sopra, ci sarà scritta install, e lo installerà automaticamente su Photoshop o G, su entrambi insomma, se li avete entrambi, se avete solo Photoshop su Photoshop, se avete solo G per G. Un'altra è Ultras Libri, questa qua è bella. E poi è bello uno Amsterdam Graffiti, ma anche se lo uso raramente, quasi mai, per ora mai, non lo uso mai. Eccolo qua, è bello, non è che con le foto di calciatori stia benissimo.
quello ci sta bene è cazzo è. Scusate per le parole, cercherò di non dire più queste parole, soprattutto nei video. Aspetta. Ah, per gli amanti di Halo c'è anche il font di Halo. Che ne so, se avete da fare una copertina di Halo. Eccola qui, il primo. Quindi io direi che per questo video tutorial è finito. Non so neanche quanto dura, però va bene. E iscrivetevi, mettete mi piace e cliccate mi piace anche sulla nostra pagina Facebook di Tornei Simulati in FIFA e di Admin Gareth Bale, la mia pagina personale, entrambe queste due pagine che metterò nel link in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video tutorial che vi dico già, ci sarà a breve e parlerà di Gimp. Al prossimo video tutorial.